Salve a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video di Doran Red. Come vedete siamo ritornati con la serie Distraint, visto che me l'hanno chiesto in tantissimi. Finalmente la riporto, soprattutto per voi, ma anche per me, perché mi piaceva tantissimo questo gioco. Poi ho, vabbè, come sapete ho smesso di fare gameplay, poi ho ripreso da poco di nuovo. Comunque ragazzi, io direi di continuare la storia che ci siamo fermati l'ultima volta, anche se mi sono dovuto rivedere il gameplay per ricordarmi quello che è successo. E ora possiamo continuarlo tranquillamente. Ora mi rimetto le cuffie perché l'audio di questo gioco era altissimo, e visto che già avevo messo via il gameplay era pazzesco. Quindi se mi sentite morire, allora io mi ricordo. Ah ok, qua si salva i progressi. Qua c'è la porta che dobbiamo entrare. Allora io ho paura di entrare in quella porta. Ok, non posso fare nulla lì. Se gioco quella televisione è assurda. Raga, io ho paura di entrare lì dentro. Però so che dobbiamo. Allora, proviamo ad entrare. Hai sbloccato la porta. Ok. Qui qualsiasi cosa potrebbe succedere. Di nuovo quel rumore, che sembra sempre un peto, ricordo. La finestra è sbarrata. Ok, questo l'avevo capito. È vuoto. Allora, questa persona però mi piace perché colleziona libri horror e queste cose del genere. So che mi piacciono i film, mi piacciono tantissimo, ma per quanto riguarda giocare no. È tutto vuoto qui. Ma non è uguale alla stanza di prima? Mercati, azionari, economia, commercio. Ci sono un sacco di libri sul denaro. Che cazzo? Adesso ho capito che vuoto. C'è qualcosa qui. Chi perde paga. Hai trovato un libro horror. Ok, quindi stai dicendo che io tornerò indietro e sicuramente succederà qualcosa di horror. Ok, sicuramente non va lì. Ora devo tornare indietro. Qui sono sicuro che succederà qualcosa. Ne sono sicuro, tantissimo sicuro, mi credete? Questa libreria è piena di oro, metto questo libro qui. Ok, oh, che cos'era? È saltato fuori un altro libro. Hai trovato un libro della finanza. Credo di sapere dove vada a riposo. Non è che ci voleva un genio, però va bene. Porco Giuda. Prima che cada sotto. Posso affrontare queste cose, vai. Entriamo qui. Ora rimettiamo questi libri. Erano tutti, credo sia il posto giusto per questo libro. Vediamo. Fatto. Olè, la porta segreta si è aperta. Vabbè, non c'è bisogno di questo effetto su una porta che si apre lentamente, porco Giuda. Non ha senso, in questo caso non fa cagare sotto, però. Ho paura di quello che affronteremo in questo punto. Sicuramente qualcosa di abbastanza spaventoso. The fuck? Ma che... Figliolo, che gioia vederti! Che gioia vederti! Che gioia vederti. Bellissimo fare le voci così a caso. Mitch, MC Dade, Bruton e Moore. Abbiamo saputo che hai buttato fuori quella vecchia bavosa. Lavoro ben fatto, figliolo. Hai superato la prima prova. Felice di sentirlo, signori. Comunque Mr. Godwin sembra un'anziana davvero a modo. Nonsense, nonsense, nonsense. Non esiste ingiustizia nella legge. Hai fatto la cosa giusta, figliolo. Presto sarai uno di noi. Uno di noi, uno di noi. MC Dade, Bruton, Moore e Price. Mi piace come suona. Grazie signore. Sei pronto per guadagnare grandi cifre? Cifre, cifre. Credo di sì. Hai ancora due nomi di cui prenderti cura.
pignora la loro proprietà in nome della legge. In nome della legge, in nome della legge. Ed entrerà in società. Lo farò. Questo è lo spirito, ragazzo. Adesso vai. Sai com'è? Da un horror è passato da una comica. Rifaccio la stessa faccia perché sono sconvolto due volte. Ma credo che sia solo una cazzata, credo. Non so cosa sia successo in questo momento. Sicuramente è tipo una presa per il culo, boh. Non ho capito, ma sicuramente riguarderà sempre. Mi sentivo sia triste che felice. Presto sarei entrato in società. Ma al prezzo della mia umanità, ne vale la pena? Allora, ragazzi, ho salvato. Ok, ragazzi, ho salvato i progressi perché giustamente si dovevano salvare. Però, più che altro mi chiedo. Quella scena che senso aveva? Cioè, se posso tornare indietro? Non tornerò indietro. Ok, però abbiamo salvato i progressi. Non so se, tipo, sempre collegato con questa storia che sta succedendo qui. Sicuramente ora verranno scene un po' più horror, probabilmente. Di nuovo quel corpo. Secondo me è collegato con il suo lavoro. È qualcosa, diciamo, horror, però vuol significare qualcosa, secondo me. Spero che non si muova questo cadavere. Come sono finito qui? C'è un'altra nota. C'è un elefante nella stanza. So cosa significa. The fuck? Avarizia. Orgoglio. Vanità. Indignità. Avidità. Oh, corri, 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 non so dove sei adesso, però corro come malato. No, questo mi ammazza. È già mattina? Casa di Price. Prima di continuare, devo essere sincero, a parte quella parte, tra virgolette, comica che sembrava tipo un gioco, alla fine, sorpresa, abbiamo fatto uno scherzo, la trama è iniziato a farsi molto intrigante. Più che altro avevo capito di cosa si trattava questo gioco e appunto avevo quasi ragione. In pratica parlavo proprio del suo lavoro, diciamo a costo dell'umanità. Per fare queste cose è proprio pensato quella persona che tipo c'è il cervello spappolato, è tipo un suicidio secondo me perché aveva perso la casa, cose del genere, quindi probabilmente c'entra qualcosa. Mi sento ancora da schifo per Mistress Godwin. Ok, mi serve del caffè per svegliarmi. E questa è casa mia. Ci sono un sacco di schifezze. Il tettoio fortunatamente oggi non piove. Schifoso appartamento. Prima il caffè, mi cambierò dopo. Ok, probabilmente devo entrare in quella porta. Questa sarebbe casa mia. No. Qui c'è il salvataggio dei progressi. Ok, salvato i progressi. Il fatto è che c'è qualcosa che non va qui. Tutti questi, diciamo, finestre con tanta nebbia sembra. Ok, mi serve dell'acqua per il caffè. Userò questa caffettiera per prendere dell'acqua, giustamente. Dov'è l'acqua? Ancora poco e me ne potrò andare da questa bettola. Direi di no. Ah, qui già abbiamo letto. Probabilmente dobbiamo andare qui, ne sono sicuro, in bagno. Ecco appunto. Forse posso prendere l'acqua da qui. Arr. Ho bisogno di caffè. Ed è iniziato a piovere, uno scherzo? Ho quasi voglia di. Non si fa, cattivo. Qui c'è. Non ho ancora un principio di dignità. Scusate se questa parte non sto leggendo perché comunque credo sia anche inutile. È iniziato a piovere. Prepariamo sto caffè. Mi serve acqua. Ah, probabilmente dovrò prenderla da lì. Io direi di salvare per adesso. Ok, salvato i progressi. Entriamo in questa porta.
Sicuramente l'acqua la dovrò prendere da qui. Non so quanto sia igienico, ma non ho bisogno del suo caffè. Giustamente. Ecco, ora ho dell'acqua. Coff, please. Direi di salvare sempre quando ci sono i salvataggi progressi. Andiamo qui e vediamo che succede. Finalmente. Metto l'acqua qui. Guarderò un po' di TV mentre il caffè si prepara. Se funziona. Quasi più niente funziona. Evviva, c'è il temporale, meglio non rischiare. Quindi non devo accendere. Vorrei saperlo, sai. Credo arrivasse dal bagno. Quindi diciamo che ora il rumore è venuto dal bagno. Qualcosa sta succedendo. Va bene, ragazzi. So che sarà un po' stronzo, e già l'ho detto nello scorso episodio di questo gioco. Guarda caso, finisce adesso. Quindi la prossima volta continueremo questo gioco e vedremo cosa è successo in questo bagno. E con calma, la storia si sta facendo un po' strana, direi, è la parola giusta, però iniziando a capire cosa sta succedendo. Probabilmente lui, da quando è entrato in questa casa, probabilmente sarà infestato o qualcosa del genere, e ha fatto, diciamo, vedere la sua abilità, indignità e tutte queste cose. Giustamente, diciamo che parla un po' della realtà, insomma, di quello che vediamo oggi. Probabilmente non queste cose strane, un elefante che ti corre appresso, quelle tre persone che ti parlano a caso così all'improvviso in una stanza a caso. Però vabbè, si è capito cosa intendevo. Bene, ragazzi, ci fermiamo qui oggi. Ci vediamo la prossima volta con un altro gameplay di questo gioco. Non vi preoccupate, lo continuerò a portare. Spero che vi piacerà il modo in cui ho portato questo episodio. Spero che continuerà ad andare così il mio canale, perché sta andando veramente bene. Ringrazio tutti ancora per quello che state facendo per me. Bene, ragazzi, ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti!